Siamo di nuovo insieme ragazzi, bentornati nella cucina per tutti. Nell'ultima video ricetta, nell'ultimo tutorial, abbiamo preparato insieme lo sciroppo di glucosio e vi avevo promesso che saremmo andati a preparare un altro dolce tipico della tradizione italiana e anche francese, ovvero il profiterole. Quindi, se siamo curiosi di vedere come andarli a realizzare, perché vi accorgerete che la ricetta è abbastanza semplice, mettiamoci al lavoro perché i fornelli ci aspettano. Questi ragazzi sono gli ingredienti, allora ci serviranno dei vignè, io questi li avevo realizzati poco dopo che avevo fatto le zeppole di San Giuseppe, trovate la video ricetta della pasta choux proprio nelle ricerche consigliate qui sopra, 15 g di zucchero semolato, 10 g di burro, 100 g di cioccolato fondente 75%, la stessa quantità di panna, quindi sempre 100 g e 10 g di sciroppo di glucosio. Qui invece per la realizzazione della panna avremo bisogno di 150 g di panna liquida fresca, mi raccomando deve essere fredda di frigorifero, e 15 g di zucchero a velo. Mettiamoci al lavoro. Per la preparazione della ganache ci occorrerà un pentolino dove vado a mettere la panna fresca, lo zucchero ed infine lo sciroppo di glucosio. Non ci resta che accendere il fuoco e facciamo arrivare a bollore la panna. Appena sfiora il bollore andremo a spegnere il fuoco e metteremo al suo interno il burro ed il cioccolato. Mentre la panna per la ganache cuoce, noi andiamo a fare anche la panna montata. Quindi mi sono preparato una boule dove vado a mettere la panna fresca e lo zucchero a velo e con una frusta elettrica comincio a montare. La panna ovviamente ci servirà per il ripieno dei vignè. Continuiamo a montare. Ecco fatto, la panna è perfetta, come vedete è montata benissimo. Vediamo a che punto è la panna per la ganache. Come vedete anche questa è pronta. Vado a spegnere il fuoco, prendo il cioccolato ed il burro e lo vado ad implementare. Mettiamo il burro e spezzettiamo dentro il cioccolato e possiamo iniziare a mescolare. Allora vi do due nozioni: il burro servirà a rendere questa ganache lucida, mentre lo sciroppo di glucosio ci permetterà di non far cristallizzare proprio il nostro composto, quindi è veramente un risultato perfetto. Continuiamo a mescolare finché non vediamo che tutto ben amalgamato, il cioccolato si è sciolto ed anche il burro. Dopodiché la trasferiamo in una boule per farla raffreddare e nel mentre possiamo andare a mettere la panna in una sac à poche, così da riempire i nostri vignè. Guardate che bella crema è venuta fuori, la sto trasferendo appunto in una ciotolina pronta per essere raffreddata. Questa è esattamente la consistenza che deve avere, ve la faccio vedere da vicino proprio per farvi rendere conto. Sono andato a mettere in una sac à poche usa e getta il beccuccio per la panna, quella stella, e vado a posizionarla all'interno di un bicchiere da mixer che mi aiuterà a mettere al meglio dentro la panna. Quindi vado a prelevare proprio la panna dalla boule e la inserisco. Vi do un piccolo trucco e consiglio: posizionato su di un piatto i vignè, siccome la nostra sac à poche è usa e getta e quindi è molto morbida, probabilmente farà fatica il nostro beccuccio ad entrare. Quindi che cosa faccio? Prendo il vignè e con il retro di un cucchiaino vado a praticare un foro. Questo ci aiuterà a inserire il beccuccio ed andarli quindi a riempire. Completo l'operazione con tutti quanti i nostri vignolini e poi li possiamo proprio riempire di panna. Tra l'altro ragazzi, io quando avevo fatto le zeppole di San Giuseppe avevo fatto un po' più di pasta proprio per fare i vignè. Questi li potete tranquillamente congelare, tenerli al massimo per un paio di mesi
e vedrete che quando li andrete a scongelare ci metteranno davvero una mezz'oretta, forse anche meno, a scongelarsi. Dai, andiamo a riempirli. Vi faccio vedere in diretta come fare. Abbiamo praticato, come abbiamo detto, il foro. Spingiamo e li riempiamo di panna. Vi accorgerete che appena comincia piano piano ad uscire, abbiamo fatto l'operazione giusta. Abbiamo finalmente terminato con tutte quante le preparazioni. Ora ho preparato una boule un pochino più grande. Vado a metterci sopra una griglia per dolci e prendo i bignè e li vado a posizionare sopra, perché noi andremo ora a colare proprio la ganache, il cioccolato. Potete anche, se non avete una griglia di questo genere, tuffarli dentro, non c'è problema assolutamente, come vi trovate comodi. Mettiamo l'ultimo e possiamo andare a ricoprirli. Guardate un po', che bello! Ovviamente la boule sotto ci permetterà, uno, di non fare danni, due, di recuperare ovviamente tutto il cioccolato in eccesso. Guardate che bel risultato! La crema è bella lucida. Ora lasciamo riposare i nostri profiteroli, i nostri bignè, per qualche minuto affinché l'ultima parte di cioccolato cada sotto la boule e possiamo poi assemblare il tutto. La comodità ovviamente di metterli sulla griglia, di posizionarli quando irroriamo la ganache, sarà poi quella di andarli a recuperare in maniera molto più semplice con la palettina. Allora, andiamo a prenderli e ci facciamo aiutare anche da un cucchiaino e li cominciamo a posizionare su questa bella alzatina che ho preparato. Come vedete ragazzi, abbiamo completato tutto quanto, tutto il procedimento. Abbiamo assemblato il nostro profiterol, ci sono un po' di imperfezioni e quindi noi le andremo a colmare con un pochino di panna montata che c'era avanzata. Andiamo a fare qualche ciuffettino. Ed ecco a voi ragazzi, il profiterol è pronto. Vi consiglio di tenerlo in frigorifero per almeno 3-4 ore, così si prende bene di tutti quanti i sapori.